Davide Caperini, ci sono buone notizie per il gruppo Riva e soprattutto per tutti i lavoratori che lavorano in queste aziende. Sì, buone notizie per tutti coloro che sono oggetto di un sequestro da parte della magistratura, in quanto è passato al Senato l'emendamento che aveva proposto Calderoli, che nasceva proprio per risolvere una volta per tutte la questione riferita alla Riva Acciai e quindi al sequestro che aveva di fatto immobilizzato l'attività dell'azienda, lasciando per strada centinaia di persone. Ecco, con questo emendamento, con questa proposta che è stata approvata all'unanimità e sottoscritta da tutte le forze politiche, è possibile continuare l'attività laddove il magistrato ovviamente si deve preoccupare che i beni vengano conservati, che comunque rimangano nella disponibilità della collettività, ma non può impedire l'attività imprenditoriale, quindi un sequestro non pregiudica la vita dell'azienda e quindi non vuol dire perdita di posti di lavoro, come purtroppo sembrava all'inizio del caso Rivacciai. Questo è quello che accade oggi, ma per il futuro la Lega Nord che cosa auspica per queste aziende? Beh, noi aspettiamo che di fronte a atti del genere della magistratura, ovvero dei sequestri di bene che servono ovviamente a preservare la collettività in sede di giudizio, sia data la possibilità comunque di continuare a fare imprese, quindi garantire i posti di lavoro, quindi garantire lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Questo è un auspicio che facciamo ed è possibile grazie a questo emendamento.